Siamo al Megarello di Contrada Bongiovanni, il Megara ha battuto per 3-1 il Dagada in compagnia di Marco Marziano, leader difensivo della squadra di mister Riccobello. Marco, partiamo dalla partita, un commento, come l'hai vista? Male, perché ci siamo adeguati a loro, secondo me non erano una grande squadra e noi ci siamo adeguati a loro. Possiamo fare molto molto meglio, speriamo di capirlo al più presto. Parto proprio per farti la seconda domanda da queste tue osservazioni, molto brevi ma chiare. Traspare la non soddisfazione al di là del risultato positivo. Dopo la partita di domenica scorsa si aspettava oggi una prestazione al di là del risultato, anche una prestazione convincente. Cosa non sta funzionando in queste due ultime settimane? Ma sinceramente anche noi all'interno dello spogliatoio, noi ragazzi ci aspettavamo oggi una prestazione un po' più convincente. Forse non abbiamo capito che guardandoci come gruppo siamo un gruppo che può fare davvero bene. Non ci dobbiamo nascondere perché siamo consapevoli della nostra forza e dobbiamo vincere il campionato, è inutile nasconderci. Ma se non ci convinciamo non possiamo andare da nessuna parte, siamo a livello delle altre squadre. Bene, da queste parole traspare chiaro che probabilmente c'è da convincersi, quindi da operare sull'aspetto mentale della squadra. Dal Megarello ricordiamo che il Megara ha battuto il Dagada per 3-1, ringraziamo Marco Marziano, sempre uno dei migliori in campo, regista della difesa. Marco Marziano, Giuseppe Di Mare per Rassegna Metropolitana, buonasera a tutti. Buonasera.